benvenuti in questo nuovissimo video. Quindi tempestate di like questo video e scrivetemi nei commenti se vi piace questa tipologia di video. Il mio Instagram ve lo impiallo sempre nel vostro retto, venitemi a seguire anche su Instagram. Tutti i miei link in descrizione, tra cui anche il link del mio secondo canale YouTube, sempre in descrizione. Visionare! Ovviamente raga, ho scelto il meglio, le clip che mi hanno impressionato di più e soprattutto che mi hanno fatto dire: ma che cazzo sta succedendo? No? In questo modo qua, diciamo, questo era il mood del momento in cui ho visto questi video qui. Tengo a precisare una cosa raga, il modo in cui voglio impostare questo genere di video è che vi faccio vedere prima tutta la clip e poi la andiamo a commentare insieme, spiegando tutto quello che succede all'interno della clip o delle clip ovviamente che compongono questo video. Ma bando alle ciance, cominciamo subito con questi video a cui non potete credere. In questo video vediamo un TikToker che documenta tutto quello che di spaventoso avviene a casa sua. Ora, durante questa serie, di cui vi lascio il link in descrizione, sapete che ci sono tanti casi di infestazioni paranormali a casa. Ma questo però è particolare, perché se notate bene, qui non si sta parlando di una nebbiolina. Non si sta parlando di ombre, no, non si sta parlando di questo, si sta parlando proprio di Samara di The Ring che ti compare all'improvviso e ti fa cagare in mano. C'è differenza, molta differenza. La cosa bella è che a questo ragazzo gli si presenta anche la mattina, perché la prima volta nel bagno è notte. Manca la luce, lui prova ad accenderla e non funziona. Ad un certo punto cerca di spostare la tenda perché lui è terrorizzato. Lui già si aspetta di cagarsi in mano, cioè già è prevenuto su sta cosa. Ma nella vasca da bagno dietro la tenda non c'è niente. Però basta sollevare un po' lo sguardo ed ecco, la vede lì, sopra la porta. Tra l'altro sembra veramente una donna in carne ed ossa. Io non so se è fake questo video, non so se è fake. Scrivetemi nei commenti secondo voi se è vero o è falso. Però fa il suo effetto, perché veramente la scagazza è over 9000. La seconda volta, sempre nel bagno, di mattina. Lui si accinge ad entrare nel bagno, controlla dietro la tenda e non c'è nemmeno questa volta dietro la tenda. Ad un certo punto in alto a destra sente uno strano rumore, perché lui la sera prima l'aveva vista proprio sopra la porta. Si gira e non vede niente, non c'è nessuno. Ritorna a girare di nuovo verso lo specchio e stavolta sì che la vede dietro la tenda. Io non capisco perché questo non se ne scappa di casa. Io dico, almeno vattene, non so, non dico di cambiare stato continente perché mi sembra un po' esagerato, però almeno cambia casa, no? No raga, a quanto pare no, perché questo ragazzo secondo me è stitico. Perché per stare in quella casa deve essere per forza stitico, perché senza questi spaventi non si può cagare addosso. Prossimo video.
Simon! Simon!欢迎小午餐。 这是什么？哇，这是什么火龙？我他妈还以为我礼物呢！啊！我操！我操你妈！我操你妈！啊！我操你妈！哎呀妈！我操你妈！我操你妈！我操你妈！我操你妈！我操你妈！傻逼！ In quest'altro video, soprannominato dalla Cina con furore, perché si trova, se non sbaglio, o in Giappone o in Cina, ora non è specificato il luogo dove è stato registrato, però si sa una cosa, che è stato registrato dentro un luogo abbandonato, un edificio abbandonato. Questo ragazzo, che per comodità chiameremo Bruce Lee, sta girovagando dentro questo luogo abbandonato come fanno di solito, perché non se le vanno a cercare ste cose, no, non se le vanno a cercare. Cioè, proprio sono appassionati del cagarsi in mano, sono dei campioni mondiali del cagarsi in mano. Questo ragazzo gira questo luogo abbandonato quando ad un tratto
sente uno strano ululato spaventoso. Si gira verso la fonte da cui proviene quell'ululato spaventoso e davanti si trova la vera Samara di Deri. La vera Samara questa è. Cioè quella che veramente esce dal pozzo, secondo me. Perché gli si presenta davanti e poi scompare, facendo ovviamente scioltare addosso il ragazzo. Ma Bruce Lee, che è molto coraggioso e non ha paura di nessuno, scappa dal coraggio, no? Scappa perché è coraggioso. Comincia a urlare contro il fantasma dicendo: non mi fai paura, se vieni qua ti faccio un sederino così, eccetera eccetera. Mentre continua a girare in quel luogo abbandonato, perché ormai è casa sua, ormai è diventata casa sua, lui ormai ha tracciato il territorio, quello ormai è territorio suo, perché lui ha sconfitto il fantasma. Ad un certo punto, da un angolino, ecco sbucare il nemico, ovvero di nuovo il fantasma, il fantasmino Casper, che gli fa cucù. Nel momento in cui il fantasmino Casper gli fa cucù, Bruce Lee, sempre ovviamente coraggiosissimo, comincia a urlare e scappa di nuovo. Perché non se le vanno a cercare queste cose, no, assolutamente no. Non ci vanno apposta lì a cagarsi in mano, no. Continua la sua esplorazione urbana dentro questo luogo abbandonato da Dio. Anche Gesù Cristo gli ha lasciato i sandali là dentro, non c'è più tornato Gesù Cristo, eh. Ad un tratto vede una luce che fa accende e spegni, ma quella è la minima cosa. Anche perché nel momento in cui cerca di scappare, perché Samara gli impedisce di scappare perché lo fa spaventare, lui sta per salire le scale e di nuovo Samara, così a tradimento, all'improvviso gli compare davanti e lo fa scioltare addosso completamente. Stavolta completamente, ha perso 20 kg con questa qui, con sto colpo ha perso 20 kg. Io dico: ma perché lo fai? Perché? Perché devi andare lì se sai che poi ti caghi addosso perché ci sono gli spiriti? Cioè, fammi capire. Raga, una cosa mi rimane impressa, ma è logico, è una cosa che rimane impressa a tutti quando si parla del paranormale: quella sagoma di Samara, una somigliante a Samara, oscura sagoma, da non confondere con segoma, perché sagoma e segoma sono due cose ben diverse. Tra l'altro, raga, l'hashtag di questo video è hashtag segoma, quindi scrivetemi tutti nei commenti se siete arrivati a questo punto, hashtag segoma, nei commenti. Queste due clip sono due delle clip più belle che io ho visto e che ho voluto inserire in questo video. Scrivetemi nei commenti i vostri pareri su queste due clip, quale vi ha impressionato di più e soprattutto se vi piace questo tipo di video, questo genere di video, perché se vi piace ci sono tanti commenti e tanti like, soprattutto tanti like sotto questo video. Io ne farò altri, ovviamente sceglierò solo le clip più belle e le clip più impressionanti di video a cui non potete credere, raga. Questo video finisce qui e mi raccomando, mettete mi piace, commentate, soprattutto condividete. Ciao ciao!